10. Diciamo che hai messo un po' meglio di te, quindi vuoi essere spinta un po' nuovo. Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qua con una persona nuova. Ciao a tutti ragazzi, io sono Elena, sono la sorella di Chiara, la mia fidanzata per chi non lo sapesse. Sì. E oggi faremo uno scherzo piuttosto piccante. Un prank epico che potrebbe finire male. Potrebbe veramente finire male. Sì. Perché faremo credere a Chiara una situazione un po' ambigua, dato che siamo in camera mia, lei non lo sa e sta arrivando, e trovare la sorella con il proprio fidanzato non è, diciamo, il massimo. No, direi proprio di no. Mia sorella è gelosissima di me. Io non posso neanche toccarlo, non posso neanche dargli... Non può toccarmi! Io ogni volta lo devo... Può solo toccarmi Chiara e neanche mia madre. No, scherzo. Non posso neanche salutarlo. Infatti ogni volta che lo saluto, ciao, tutto ciao. Bene? Ora vi faccio vedere la postazione dove faremo lo scherzo. Ok ragazzi, qua c'è la scena del crimine. Ci sarà un finto allenamento. Entrerà Chiara da lì e appena aprirà la porta vedrà... Noi due che ci stiamo allenando e basta, ragazzi, ci stiamo solo allenando. Ma ovviamente non è una cosa normale allenarsi così a casa del fidanzato della sorella. Quindi si incazzerà probabilmente. Sono veramente spaventata, ragazzi, perché non so come potrebbe reagire. Chiara mi ha già detto un po' di volte, soprattutto all'inizio, che era gelosa di sua sorella. Sì, raga, lo è sempre stata. Cioè, soprattutto col ragazzo. È vero però. Ah sì, è vero, è vero. Non posso neanche salutarlo, non posso neanche dargli un bacino per salutarlo. Dammelo. Questo lo mandiamo a Chiara. Ciao! Ragazzi, la stiamo aspettando. Appena suona ci mettiamo in posizione, come se stessimo facendo tipo un allenamento di glutei. Esatto. Con il personal trainer. Siamo e la qua. Personal trainer, ragazzi. Ragazzi, ci siamo quasi. Sta per suonare probabilmente perché ho guardato la posizione vicina. E niente. Un po' paura. Aiuto. Facciamo un po' di allenamento qua. Facciamo un po' di yoga. Fate stretching. Sì, ragazzi, è importante. Ragazzi, ho cambiato l'outfit perché ho detto un po' più da palestrato. Quindi siamo proprio perfetti adesso. Attimo. Mettiti lì. Cosa faccio l'esercizio? Aiuto. Ragazzi, panico. Panico, paura. Ha suonato. Cosa faccio l'esercizio? Come ci mettiamo? Così e aspettando dall'altro. Io ho paura. Ragazzi, questo è il migliore esercizio per i glutei. Dieci. Ci stiamo allenando? Ma siete scemi. Ti stiamo allenando? Non ci sei in palestra? Perché deve dirtelo per forza se viene a casa mia? Non lo so. Entro e mi trovo sta scena e dico ma cosa cazzo? Perché gli voglio bene tua sorella? Anche io. Che problemi avete? Volete che me ne vado? Ma sì. Potresti. Cosa fai scusa? Ci stiamo allenando. Amo, ci stiamo allenando. Ci sono io. Cognata. Perché non me l'avete detto? Perché tu non sei una gym girl. Lei si allena. Diciamo che hai messo un po' meglio di te, quindi vuoi essere spinta un po' di nuovo? No! Puoi andare ora, seriamente. Le scarpe te le prendo dopo. Via. Cosa c***o fai? Tutte le volte che vengo a casa tua mi dici di non guardare mia sorella. Sì, anch'io mi aspettavo un'altra reazione. Un'altra reazione? Cioè, sei gelosissima? Non è vero. Ma che non è vero? Che non mi può salutare? Allora dammi un bacio. Ma anche a me. Non è geloso oggi, ragazzi. Ma Chiara. E oggi è friendly. Ragazzi, è stato un video un po' fallimentare. Sì. Allora ragazzi. No, allora un c***o. Vieni qua.
Allora, le due sorelline che sono opposte, sì, commenteranno tutti tipo siete opposte, però sì, sono sorelle. Siete dei pezzi di cacca. Meglio la bionda o la mora? Ecco. La mora. Non si fanno confronti. Vabbè ragazzi, lasciate un like. Se vi è piaciuto il video. È il suo, il canale. E spero di non rivedere una scena del genere. Ma di vederla. Ma di vederla. Che ci alleniamo, che mi alleno anch'io. Ok, va tutti bene. Tutti insieme. Ciao raga, al prossimo pranks. Bella. Il video è stato un po' un fallimento. Non sei incazzata come speravo, perché? Boh, perché è mia sorella. E non potrei avere qualcosa con tua sorella? Ma sarebbe assurdo, no? Dai. Vero? Dai! Al prossimo video! No! Ragazzi, sono ancora qua per dirvi un po' due robe. Il letto è da fare. Scusa mamma, ancora non ho imparato a rifarlo dopo 25 anni. Ehi! Volevo dirvi che il 24 novembre è il mio compleanno, quindi organizzerò una festa con tutti voi. Non è vero, non lo farò, però ci tengo davvero se avete il piacere di farmi gli auguri sotto il mio video, e che caricherò il 24, credo. Sarò molto felice di riceverli. Ambulanza, allarme, non si sta mai tranquilli in questa via dove abito. Ma può smettere questo allarme? Poi volevo dirvi un'altra cosa, quindi il giorno dopo il mio compleanno sarò al Games Week a Milano e è il mio primo Games Week da Creators. Non sono in nessuno stand, girerò per la fiera, quindi se volete fermarvi e fare una foto è solo che un piacere. Spero di incontrarvi in tanti. Questo video lo caricherò domani, quindi lo vedrete il 20 novembre. Sono super gasato per il Games Week perché sono sempre andato da fan. Andavo solitamente per vedere le youtuber e dei giochi, non me ne fregava niente. E quindi sono gasato ad essere io dall'altra parte. Parlando del prank invece, consigliatemi altri scherzi sia da fare con Chiara, sia da fare con mia mamma, con la sorella di Chiara, con Elena, con il mio cane. Consigliatemi quello che volete. Anche perché sarà un inverno bello pieno di novità e soprattutto arriveranno dei format nuovi. Mi sono preso questi 2 minuti non perché agli 8 minuti attivano la monetizzazione, ma per dirvi tutte queste novità. Non sia mai. Niente raga, lasciate un like, se non sei ancora iscritto iscriviti. Ringrazio tutti i 515.000 iscritti, che sono veramente tipo tantissimi. Quindi quella cosa di argento lì, la vedete, deve diventare oro entro fine anno. Quindi 1 million bro. Ti lascio 3 secondi per iscriverti. Ci vediamo al prossimo video. Niente, un bacione. Non vi parlo mai, vi parlo sempre tramite i video. Perché io non so comunicare, ma i video sono il mio linguaggio. Quindi ciao. Ciao a tutti. Al prossimo video.